Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata. Da Orazio Coclite che vi parla, da Patrizio Ciprari alla console per la parte tecnica e da Luciana Fantini e Stefano Sparro in regia. Gentili ascoltatori, siete collegati in diretta con la Basilica Vaticana per partecipare alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco nella solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Durante questa celebrazione il Pontefice consegnerà il Sacro Palio, la striscia di lana bianca, simboleggiante la pecora sulle spalle di Gesù Buon Pastore, li consegnerà agli arcivescovi e metropoliti nominati nel corso dell'anno. E proprio in questo momento stanno facendo il loro ingresso qui in Basilica. Dicevo, consegnerà e non imporrà come ha fatto gli altri anni, perché l'imposizione si effettuerà successivamente nelle loro diocesi di appartenenza e dunque in un secondo momento alla presenza della Chiesa locale e in particolare dei vescovi delle diocesi suffraganee accompagnate dai loro fedeli. Il significato di questa modifica voluta, ripeto, da Papa Francesco è quello di mettere maggiormente in evidenza la relazione degli arcivescovi metropoliti, nuovi nominati, con la loro chiesa locale, quindi dare anche la possibilità a più fedeli di essere presenti a questo rito così significativo per loro e anche particolarmente ai vescovi delle diocesi suffraganee, che in questo modo potranno partecipare al momento dell'imposizione. La Chiesa, come dicevo in apertura, è oggi in festa. In festa per i Santi Pietro e Paolo, le due colonne della Chiesa, uniti dalla stessa fede e dallo stesso amore per il Signore Gesù, uniti anche nel servizio totale alla Chiesa che in modi e per funzioni distinte hanno contribuito a edificare. Ecco, oggi con questa celebrazione vogliamo ringraziare Dio per questi due fulgi di esempi, per la loro testimonianza verace su cui la nostra fede trova forza. Siamo tutti invitati. Ecco, come sentite in sottofondo, viene annunciato l'inizio di questa celebrazione e tra poco prenderà il via la processione che raggiungerà l'altare della confessione e poi successivamente l'altare della cattedra dove avrà inizio la celebrazione. Come per i Santi Pietro e Paolo, anche noi, cari amici, siamo stati scelti da Dio per essere Chiesa, popolo radunato nel nome del Signore per camminare nella storia e offrire a tutta l'umanità il Vangelo della salvezza. Tra poco, quando prenderà il via la processione, verrà intonata l'antifona d'ingresso. Il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. I Santi Pietro e Paolo, con la loro testimonianza, ripeto, fino all'effusione del sangue, hanno generato molti alla fede, ma questo comportato per loro la condivisione della passione del Signore. Si sono mantenuti nell'amicizia con Dio e così hanno potuto essere certi della loro comunione eterna con il Cristo risorto. Ecco, chiediamo in questa Santa Messa, in questa celebrazione eucaristica, chiediamo al Signore in maniera rinnovata il dono della sua grazia per essere partecipi della riconciliazione che egli ha recato al mondo attraverso il suo mistero pasquale.
E vorrei ricordare che tra i nuovi arcivescovi e metropoliti sono presenti anche alcuni italiani. Ricordo Monsignor Francesco Lomanto, nuovo arcivescovo di Siracusa, poi il nuovo arcivescovo di Bari Bitonto, Giuseppe Satriano, il nuovo arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, e Monsignor Fortunato Morrone, nuovo arcivescovo di Reggio Calabria, Bova. Sono questi i quattro italiani, i nuovi arcivescovi. Ed è anche presente la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, guidata da Sua Eminenza Emanuela Adamakis, metropolita di Calcedonia. Ieri la delegazione è stata ricevuta da Papa Francesco in Vaticano. Ancora qualche istante di silenzio, di preghiera silenziosa. Ecco che adesso l'organo ci annuncia l'inizio di questa celebrazione. Come dicevo, la processione si sta avviando all'altare della confessione, dove il Papa sosterrà in preghiera davanti al sepolcro di San Pietro. La processione, nella sua forma, predica qualcosa. Viene Cristo, il Signore. La croce che la precede è il suo segno. Il libro dei Vangeli contiene la sua parola. E celebrante è la sua mano. E come sentite, viene accompagnata dal canto di ingresso: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non preverranno su di essa. Il canto è segno della gioia del cuore, e dice molto bene Sant'Agostino quando afferma che il cantare è proprio di chi ama, e già dall'antichità si formò il detto: prega due volte chi canta bene. Oggi celebriamo i santi apostoli che hanno fecondato con il loro sangue la Chiesa, hanno bevuto il calice del Signore e sono divenuti gli amici di Dio. Il pane e il vino che tra poco presenteremo all'altare, che diventeranno il corpo e il sangue di Cristo,
siano il segno dei nostri cuori che vogliono amarlo, che vogliono accoglierlo, che vogliono adorarlo. In questo momento il pontefice in processione si porta davanti all'altare della confessione per sostare in preghiera davanti al sepolcro di San Pietro. E il Papa, dopo aver salutato con un inchino e aver baciato l'altare, in questo momento lo sta incensando, avvolgendo così nel profumo dell'incenso la sua superficie, i lati. E la nostra preghiera sale verso il cielo come il fumo. Ecco che si è portato anche dinanzi l'immagine della Madonna collocata a sinistra dell'altare, come i santi Pietro e Paolo, anche noi siamo stati scelti da Dio per essere chiesa, popolo radunato nel nome del Signore, per camminare nella storia e offrire a tutta l'umanità il Vangelo della salvezza. Il Papa ha raggiunto la sede, ora con il segno della croce darà inizio a questa celebrazione. In nome del Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vesperi della solennità, che il Santo Padre benedirà e consegnerà ai nuovi arcivescovi metropoliti al termine della celebrazione. Come è stato annunciato, quattro diaconi sono scesi giù nel sepolcro di San Pietro a prendere i sacri palli che tra poco saranno benedetti da Papa Francesco e consegnati ai nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco che in questo momento i quattro diaconi stanno salendo e raggiungendo l'altare. Il protodiacono facente funzione, il cardinale Santos Abril y Castillo, presenterà ora a Papa Francesco e a tutti noi, presenterà i metropoliti. Ascoltiamo. Reverendissimi Patres Archiepiscopi, Santitate Vestre et Apostolice Sedi Fide e Devozioni Adictissimi. Beatissimo Padre, Reverendissimi Arcivescovi, a decoro delle sedi a voi affidate,
in segno della potestà di metropolita, vi consegnano il sacro pallio preso dalla confessione del Beato Pietro, perché ne usiate entro i confini della vostra provincia ecclesiastica. Questo pallio sia per voi simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica, sia vincolo di carità e stimolo di fortezza, affinché nel giorno della venuta e della rivelazione del grande Dio e del Principe dei Pastori Gesù Cristo possiate ottenere con il gregge a voi affidato la veste dell'immortalità e della gloria. E segue la formula di giuramento. Ripeto quello che abbiamo sentito poco fa, era il cardinale Ego Santos Franciscus Abril y Castillo. Io, arcivescovo Siracusanus, Beato Pietro Apostolo, sarò sempre fedele e obbediente al Beato Apostolo Pietro, alla Santa Apostolica Chiesa di Roma, a te, Sommo Pontefice, e ai tuoi illegittimi successori. Così mi aiuti il Signore. Ita me Deus omnipotens adiuvet. E questa era la formula del giuramento. Ascoltiamo ora il Papa che benedice i sacri palli. Ecco, palli presi dall'altare, dal sepolcro di San Pietro, e ora ai lati dell'altare, ai lati di Papa Francesco. Deus Pastore Eterne Animarum, o Dio, Pastore ed Eterno delle anime, da te chiamate per mezzo del tuo Figlio Gesù Cristo, con l'appellativo di pecore del gregge e il cui governo hai voluto affidare, sotto l'immagine del buon pastore al Beato Pietro Apostolo e ai suoi successori, e fondi per il nostro ministero la grazia della tua benedizione sopra questi palli, scelti a simboleggiare la realtà della cura pastorale. Accogli benigno le preghiere che umilmente ti rivolgiamo e concedi per i meriti e l'intercessione degli apostoli a coloro che per tuo dono indosseranno questi pali di riconoscersi come pastori del tuo gregge e di tradurre nella vita la realtà significata nel nome. Prendano su di sé il giogo evangelico imposto sulle loro spalle e sia per loro così lieve e soave da poter precedere gli altri nella via dei tuoi comandamenti con l'esempio di una perseverante fedeltà. Per Cristo nostro Signore. E la celebrazione, come sentite, prosegue con il canto del Kyrie. Signore, per esserci vergognati di manifestare apertamente la nostra fede, abbi pietà di noi. Cristo, per non essere stati pronti anche a soffrire per restare fedeli al tuo Vangelo, abbi pietà di noi. Signore, che giudichi con giustizia, abbi pietà di noi. Il Signore ancora una volta ci invita alla mensa della parola e del pane di vita.
Affidiamoci dunque alla sua misericordia, perché renda il nostro cuore umile, puro, capace così di partecipare al suo convitto. Al Kyrie segue il canto del Gloria a Dio nell'alto dei cieli. I riti iniziali della messa si concludono con la recita da parte del celebrante, da parte di Papa Francesco, dell'orazione colletta che ci prepara all'ascolto della parola di Dio. Orimus. Preghiamo. Deus, o Dio, che allieti i tuoi figli con la solennità dei santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali hai ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Ogni discepolo riflette il destino del Maestro e così viene perseguitato, ma la forza del Cristo lo rende vittorioso sulle fatiche e i soprusi. Così Pietro viene arrestato, ma
per la sua fede viene prontamente liberato dal Signore. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the church. In quel tempo, il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta». E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Verbum Domini. Gli Atti degli Apostoli ci riferiscono delle prime persecuzioni subite dai cristiani. E dopo il racconto della liberazione di Pietro, possiamo cantare tutti insieme il Salmo 33. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni paura mi ha liberato. Il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Insieme con il salmista abbiamo lodato il Signore che libera sempre quelli che lo temono. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. L'Apostolo fa quasi un testamento in un momento in cui, come Gesù, si sente abbandonato dai fratelli. Tuttavia, egli è fortemente fiducioso che da Cristo non è mai stato lasciato solo. Querido hermano, io sto a punto di essere sacrificato. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le genti, e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Verbum Domini. Consapevole dell'avvicinarsi alla morte, Paolo guarda la sua vita apostolica come a un sacrificio offerto a Dio, un combattimento bello per la fede vissuto con fede, a cui dovrà seguire, come per tutti noi, la corona di giustizia. E tra qualche istante un diacono porterà, dopo aver ricevuto la benedizione da parte del Papa, porterà solennemente il libro dei Vangeli a Lambone. All'inizio della celebrazione è stato posto al centro dell'altare. Intanto il coro della Cappella Sistina canta: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.
come dicevo in questo momento, il diacono, dopo aver ricevuto la benedizione da parte del celebrante, ha preso l'evangeliario, posto al centro dell'altare, per portarlo solennemente all'ambona. All'inizio il libro dei Vangeli viene portato in processione, Cristo che viene. Durante la liturgia della parola, Cristo presiede, Cristo è presente. E il brano che ascolteremo tra poco è tratto dal Vangelo di Matteo. Sulla confessione di Pietro si fonda la nuova Chiesa di Dio. Pietro sarà la roccia su cui sarà fondato il nuovo popolo di Dio. Sarà il plenipotenziario di Cristo sulla terra. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. Per la professione di fede dell'Apostolo Pietro, la Chiesa diventa mistero di unità, mistero di insegnamento, di riconciliazione. In questa festa ci viene offerta la parola che in qualche modo ne spiega in profondità il significato. Oggi celebriamo liturgicamente un evento che è più grande di una semplice memoria di santi importanti. È una festa, cioè un memoriale che ci fa rivivere il mistero di Gesù. In Pietro
e Paolo, questi due apostoli, noi celebriamo il mistero della Chiesa. E il libro dei Vangeli è stato portato al celebrante, a Papa Francesco, che lo ha baciato e in questo momento con esso benedice l'assemblea presente. Tra poco terrà la sua omelia. L'annuncio fatto nell'omelia ci aiuta a trasformare l'ascolto della parola in accoglienza della parola. L'omelia è parte integrante della messa e spetta proprio al celebrante come tale. Ascoltiamo dunque l'omelia di Papa Francesco. Due grandi apostoli, apostoli del Vangelo, e due colonne portanti della Chiesa, Pietro e Paolo. E oggi festeggiamo la sua memoria. Guardiamo da vicino questi due testimoni della fede. Al centro della loro storia non c'è la loro bravura, ma al centro c'è l'incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l'esperienza di un amore che li ha guariti e liberati, e per questo sono diventati apostoli e ministri di liberazione per gli altri. Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Soffermiamoci su questo punto centrale. Pietro, il pescatore di Galilea, è stato anzitutto liberato dal senso di dannegatezza e dell'amarezza del fallimento. E questo è avvenuto grazie all'amore incondizionato di Gesù. Pur essendo un esperto pescatore, ha sperimentato più volte nel cuore della notte il gusto amaro della sconfitta per non aver pescato nulla, e davanti alle rette vuote ha avuto la tentazione di tirare i remi in barca. Pur essendo forte e impetuoso, si è fatto prendere spesso dalla paura. Pur essendo un appassionato discepolo del Signore, ha continuato a ragionare secondo il mondo senza riuscire a comprendere e a cogliere il significato della croce di Cristo. Pur dicendosi pronto a dare la vita per Lui, gli è bastato sentirsi sospettato di essere dei suoi per spaventarsi e arrivare a rinnegare il Maestro. Eppure Gesù lo ha amato gratuitamente e ha scommesso su di Lui. Lo ha incoraggiato a non arrendersi, a gettare ancora le reti in mare, a camminare sulle acque, a guardare con coraggio alla propria debolezza, a seguirlo sulla via della croce, a dare la vita per i fratelli, a pascere le sue pecore. Così lo ha liberato dalla paura, dai calcoli basati sulle solo sicurezze umane, dalle preoccupazioni mondane, infondendogli il coraggio di rischiare tutto e la gioia di sentirsi pescatore di uomini. Ha chiamato proprio lui a confermare nella fede i fratelli. A lui ha dato, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, le chiavi per aprire le porte che conducono all'incontro con il Signore e il potere di legare e sciogliere. Legare i fratelli a Cristo e sciogliere i nodi e le catene della loro vita. E tutto ciò è stato possibile solo perché, come ci ha raccontato la prima lettura, Pietro per primo è stato liberato. Le catene che lo tengono prigioniero vengono spezzate
E proprio come era accaduto nella notte della liberazione degli israeliti della schiavitù dell'Egitto, gli viene chiesto di alzarsi in fretta, di mettere la cintura e legarsi i sandali per uscire. Il Signore spalanca le porte davanti a lui. È una nuova storia di apertura, di liberazione, di catene spezzate, di uscita dalla prigionia che rinchiude. Pietro fa l'esperienza della Pasqua. Il Signore lo ha liberato. Anche l'Apostolo Paolo ha sperimentato la liberazione da parte di Cristo. È stato liberato dalla schiavitù più opprimente, quella del suo io, e da Saulo, nome del primo re di Israele, è diventato Paolo, che significa piccolo. È stato liberato anche dallo zelo religioso che lo aveva reso accanito nel sostenere le tradizioni ricevute. E violento era nel perseguitare i cristiani. È stato liberato. L'osservanza formale della religione e la difesa a spada tratta dalla tradizione, invece che aprirlo all'amore di Dio e dei fratelli, lo avevano irrigidito. Era un fondamentalista. Da questo Dio lo liberò e invece non gli risparmiò tante debolezze e difficoltà che resero più feconda la sua missione evangelizzatrice. Le fatiche dell'apostolato, l'infermità fisica, le violenze, le persecuzioni, i naufragi, la fame e la sete e, come egli stesso racconta, una spina che lo tormentò nella carne. E Paolo ha così compreso che Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, che tutto possiamo in Lui che ci dà forza, che niente può mai separarci dal suo amore. Per questo alla fine della sua vita, ce lo ha narrato la seconda lettura, Paolo può dire: il Signore mi è stato vicino e mi libererà da ogni male. Paolo ha fatto l'esperienza della Pasqua. Il Signore lo ha liberato. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa guarda a questi due giganti della fede e vede due apostoli che hanno liberato la potenza del Vangelo nel mondo, solo perché sono stati prima liberati dall'incontro con Cristo. Egli non li ha giudicati, non li ha umiliati, ma ha condiviso la loro vita con affetto e vicinanza, sostenendoli con la sua stessa preghiera e, qualche volta, richiamandoli per scuoterli al cambiamento. A Pietro Gesù dice teneramente: io ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fede. A Paolo chiede: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Così Gesù fa anche con noi. Ci assicura la sua vicinanza pregando per noi e intercedendo presso il Padre, e ci rimprovera con dolcezza quando sbagliamo, perché possiamo ritrovare la forza di rialzarci e riprendere il cammino. Toccati dal Signore, anche noi veniamo liberati. E abbiamo sempre bisogno di venire liberati, perché solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile. Come Pietro, siamo chiamati a essere liberi dal senso della sconfitta dinanzi alla nostra pesca talvolta fallimentare, a essere liberi dalla paura che ci immobilizza e ci rende timorosi, chiudendoci nelle nostre sicurezze e togliendoci il coraggio della profezia. Come Paolo, siamo chiamati a essere liberi dalle ipocrisie dell'esteriorità, a essere liberi dalla tentazione di imporci con la forza nel mondo affinché con la debolezza che fa spazio a Dio, liberi da un'osservanza religiosa che ci rende rigidi
e inflessibili, liberi dai legami ambigui col potere e della paura di essere incompressi e attaccati. Pietro e Paolo ci consegnano l'immagine di una Chiesa affidata alle nostre mani, ma condotta dal Signore con fedeltà e tenerezza. È Lui che conduce la Chiesa. Di una Chiesa debole, ma forte della presenza di Dio. Un'immagine di una Chiesa liberata che può offrire al mondo quella liberazione che da solo non può darsi. La liberazione dal peccato, dalla morte, dalla rassegnazione, dal senso di ingiustizia, dalla perdita della speranza che abbruttisce la vita delle donne e degli uomini del nostro tempo. Chiediamoci oggi, in questa celebrazione e poi, chiediamoci, le nostre città, le nostre società, il nostro mondo, quanto hanno bisogno di liberazione? Quante catene vanno spezzate e quante porte sbarrate devono essere aperte? Noi possiamo essere collaboratori di questa liberazione, ma solo se per primi ci lasciamo liberare dalla novità di Gesù e camminiamo nella libertà dello Spirito Santo. Oggi i nostri fratelli arcivescovi ricevono il pallio. Questo segno di unità con Pietro ricorda la missione del pastore che dà la vita per il gregge. E donando la vita che il pastore è liberato da sé diventa strumento e liberazione per i fratelli. Oggi è con noi la delegazione del Patriarcato Ecumenico, inviata in questa occasione dal caro fratello Bartolomeo. La vostra gradita presenza è un prezioso segno di unità nel cammino di liberazione delle distanze che scandalosamente dividono i credenti di Cristo. Grazie per la vostra presenza. Preghiamo per voi, per i pastori, per la Chiesa, per tutti noi, perché liberati da Cristo possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo intero. Con la preghiera rivolta a Dio per tutti noi, perché liberati da Cristo possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo intero, si è conclusa l'omelia di Papa Francesco. E al termine dell'omelia vengono rispettati, come sempre, alcuni istanti, alcuni minuti di silenzio. Necessari questi perché la parola proclamata penetri in profondità e acquisti efficacia. La parola di Dio nasce proprio dal silenzio e l'uomo ha bisogno di silenzio per cogliere quelle voci che solo nel raccoglimento diventano fonte di luce, di sapienza e di gaudio interiore dello spirito. Dobbiamo imparare a riempire gli spazi di silenzio con lo stare alla presenza di Dio e con il dialogo intenso e personale con Lui. Anche noi vorremmo rispettare questa pausa di silenzio, ma come ben sapete la radio è fatta di suoni, di voci. L'omelia di Papa Francesco è stata dedicata a queste due grandi figure, grandi apostoli del Vangelo e due colonne portanti della Chiesa, Pietro e Paolo. Guardiamoli da vicino, ha detto. Guardiamoli da vicino questi due testimoni della fede. Al centro della loro storia, ha ricordato il Papa, non c'è la loro bravura, ma l'incontro con Cristo che ha cambiato la loro vita. Hanno fatto l'esperienza di un amore che li ha guariti e liberati. Pietro e Paolo sono liberi solo perché sono stati liberati. Ed è giunto il momento di rinnovare la nostra professione di fede, le nostre promesse battesimali per servire Dio e la sua Chiesa.
La professione di fede è una adesione esplicita a Dio che è Trinità. Lui è termine della nostra fede alla quale la Chiesa ci educa. E tra poco Papa Francesco introdurrà la preghiera dei fedeli. Fratelli e sorelle, lodando Dio per la testimonianza di fede dell'Apostolo Pietro e per la missione alle genti dell'Apostolo Paolo, presentiamo al Padre le nostre suppliche per la Chiesa sparsa nel mondo. Fondatore della sua Chiesa, il Signore invita tutti a farne parte con sincerità e coerenza. Ricordati della tua Chiesa. Kyrie eleison.
proteggi il nostro Papa Francesco. Sostieni nuovi metropoliti. Illumina i legislatori e i governanti. Ricompensa chi ci ha fatto del bene. Custodisci la concordia tra gli sposi. Concedi ai fidanzati il dono della perseveranza. Fa che i disoccupati trovino lavoro. Soccorri i poveri. Difendi i perseguitati. Converti i peccatori. Dona ai defunti la gloria del paradiso. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa edificata sui santi apostoli Pietro e Paolo. Infondi un rinnovato fervore nei pastori e nei fedeli perché avvertano l'urgenza di annunciare a ogni creatura Cristo il Redentore dell'uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E siamo giunti alla liturgia eucaristica, accompagnata dal canto d'offertorio, splendida luce per l'eternità, vengono portate all'altare le offerte per il sacrificio, l'acqua, il pane, il vino, gli stessi elementi che Gesù prese tra le sue mani nell'ultima cena, quando istituì il sacramento dell'Eucaristia. Nel sacrificio dell'altare la nostra fede diviene più salda, la nostra speranza più certa e il nostro amore più vivo. Sull'esempio degli apostoli Pietro e Paolo siamo resi anche noi testimoni fedeli. Pietro è la roccia su cui Gesù ha fondato la sua Chiesa. Chi è con Pietro è con la Chiesa di Cristo. Paolo è l'apostolo delle genti al quale Gesù ha chiesto di rompere i vecchi schematismi giudaici e di portare l'annuncio della salvezza a tutti gli uomini. San Pietro e San Paolo aiutino tutti a vivere la fede amando, servendo e, se è necessario, soffrendo per la Chiesa come loro l'hanno amata e servita. E in questa celebrazione preghiamo per il Papa, per i Vescovi e per tutti i cristiani perseguitati. Laudate ad Deo in excelsis.
E il Papa è ritornato all'altare per presentare le offerte a Dio. Offriamo il pane e il vino per il sacrificio eucaristico, sostenuti dalla fede degli apostoli che hanno dato la loro vita per edificare il regno di Dio. Paolo insegna alle proprie comunità come apprestarsi a celebrare la cena del Signore, senza divisioni, senza discriminazioni. Come unico e unificante è il pane che ho offerto sull'altare e come fonte di riconciliazione è il calice, il sangue di Cristo. Le offerte e successivamente l'altare vengono incensate dal celebrante. Il sacrificio eucaristico ci rivela la grandezza dell'amore di Dio. Con il nostro impegno quest'amore deve giungere a tutti gli uomini, a tutti i nostri fratelli. Nella nostra vita tutto è dono dell'amore di Cristo. Pertanto, quanto più imitiamo Gesù e gli restiamo uniti, tanto più entriamo nel mistero della santità divina. Scopriamo di essere amati da Lui in modo infinito e questo ci spinge a nostra volta ad amare i fratelli. Amare implica sempre un atto di rinuncia a se stessi, il perdere se stessi, e proprio così ci rende felici. Orate, frate, su me un avverso sacrificio, accettabile fiat apo Deum Patrem Onnipotente. Suscipi ad Dominus sacrificium de manibus tuis. Al termine della preparazione dei doni, il Papa ha invitato i presenti alla preghiera. Ora viene recitata l'orazione sulle offerte. Ostia Domine, qua nomini tu. O Signore, la preghiera dei santi apostoli accompagni l'offerta che ti presentiamo al tuo altare e ci unisca intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sol sum corda. Habemus ad Domino. Grazie sagamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Per digno e giusto ne este cune salutare, nos tibi sempre de tu buca gratia sagere, Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, qui a nos, beati Apostoli Petrus et Paulus, tua disposizione letifican, ic principes fidei confidende, ile intelligente clarus assertur, ic reliquis Israel instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Si vero consilio unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociabit. Et idio cum santis angelis universis te collaudamos sine fine dicentes. E la lode del prefazio sfocia nel canto del santo, che è un grido di invocazione al Signore perché venga in aiuto al suo popolo. Oh,
Dicitur, clementissime Pater, per Jesu Cristo, un Figlio tuo, un Domino nostro, supplices rogamos acquetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, metivi offerimus per ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, regere, degneris, toto orbe terrarum, una commend digno famulo tuo, quam ecclesia tua per esse voluisti, et omnibus ortodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et nota devotio, quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosesuisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis incolumitatis sue, tibique rendunt, vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genetricis Dei e Domini nostri Iesu Christi, set et beati Ιωσεφ e iusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andreae, Ιακώβοι, Ιωάννης, Τόμε, Ιακώβοι, Φιλίππι, Μπαρτολομαίοι, Ματταίοι, Σιμώνης et Ταδαίοι, Λίνι, Κλέτι, Κλεμέντις, Ξίστη, Κορνέλι, Τσιπριάνι, Λαουρέντσι, Κρυσόγονι, Ιωάννης ετ Πάουλι, Κόσμε ετ Δαμιάνι, ετ όμνιουμ σανκτόρουμ του όρουμ, κουόρουμ μέριτις πρετσιμπούσκουε κοντσέντας, ουτ ειν όμνιμπους προτεκτσιόνις τούε μουνιάμουρ αουξίλιο. Ancigitur oblazione servitutis nostri, sede conte familie tue, questum Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege innumerari. Quam oblazione tu Deus, in omnibus questumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabile in acceptabilenque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri, Iesu Christi. Qui pride quam pateretur, acceptim panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedicit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipiens et un preclarum calicem in santas a venerabiles manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens,
accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. O facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Dopo il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia, siamo stati ancora una volta invitati a proclamare la nostra fede al Signore. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Unde et memores Domine nos servi tui, sed plebs tua sancta, et ius in Christi fili tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus per clare maiestati tui et de tui donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem sanctum vita eterne et calicem saluti perpetua. Supraque propitio a sereno vulto respicere digneris, et accepta avere, sic ut accepta avere dignatus es, munera pueri tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrae, et cotibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostri. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferri per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosantum fili tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedizione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum, famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationem tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tui sanctis apostolis et martyribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia Barnaba, Ignazio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie, quesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum. Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicit et prestat nobis. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Questa formula scandita con solennità proclama con forza la mediazione di Gesù. Omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
precepti salutari os moniti e divina istituzione formati, audemos dicere. Uniti ai santi apostoli Pietro e Paolo e a tutti i santi, cantiamo ora insieme il Padre nostro. Sumo Domine, Ovinus Malis, da propizio spazio in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simo sempre liberi, et a ovni perturbazione sicuri, spectantes beatam spem, et adentum salvatoris nostri, Gesù Cristo. Il celebrante e l'assemblea concludono la preghiera con l'acclamazione: Tuo è il regno, Tua la potenza, Tua la gloria nei secoli. Domine Gesù Cristo, che dixisti apostolis tuis, pacem meam do vobis, pacem meam relinguo vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque, secundum voluntatem tuam, pacificare e adunare digneris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Che la pace del Signore sia sempre con noi. Siamo Chiesa, comunità di pace e segno di unità. Esprimiamo in questo momento il desiderio di operare per la comunione fraterna, superando ogni forma di divisione. I discepoli riconobbero Gesù nello spezzare il pane, cosa che sta facendo in questo momento Papa Francesco. Intanto si canta: ecco l'agnello di Dio, il figlio prediletto, che toglie il peccato del mondo e condivide con noi la sua eredità. Questo rito è simbolo della nostra unità, poiché c'è un solo pane. Sei ecce qui toli peccata mundi, beati che accennano anche vocati sunt. Domine non sunt ignus, ut incre subjectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. E Papa Francesco si comunica al corpo e al sangue di Cristo. Pietro disse a Gesù: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù rispose: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Nel ricevere la comunione eucaristica, invochiamo il Signore perché ci renda sempre di più comunità cristiana, fondati sulla verità e confortati da tanti esempi di santità e di perseveranza nella fede. Ciò che Gesù ha richiesto da Pietro e da Paolo e da tutti i suoi discepoli
e una devozione totale, vissuta con amore profondo e fiducioso. È lo stesso amore che si attende anche da noi e che mediante l'Eucaristia diviene sempre più forte. Accostiamoci allora al corpo e al sangue di Gesù, chiedendo un amore grande a servizio della Chiesa. Viene distribuita la Santa Comunione ai fedeli presenti questa mattina qui nella Basilica Vaticana. Il Papa preside questa celebrazione nella solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Già la notte del tradimento e dell'abbandono, quando Giuda, l'amico, ti tradiva, tu, Signore, ci hai detto: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
prendete, bevete. Questo è il mio sangue. Da allora una folla immensa ti segue, ti invoca, ti prega e ha fame. Ha fame di pane, ha fame di te. Anche oggi, Signore, tu ci dici: prendete e mangiate. Tu, il vivente salito al Padre, rimani con noi, viandanti nel deserto, pellegrini in cammino verso la speranza. Abbiamo bisogno di pane. Abbiamo bisogno di te, Signore. Non permettere che ci si chiuda il cuore e dimentichiamo l'ordine che ci hai dato: date voi stessi da mangiare. Perché senza la fede ognuno pensa a sé. Ma senza condivisione, che vale la fede? Gesù, pane vero, disceso dal cielo, cambiaci in te, così sia. Partecipare alla Santa Messa, cibarsi del pane eucaristico e sperimentare la comunione dei fratelli e delle sorelle in Cristo è un bisogno per il cristiano, è una grande gioia. Il cristiano può trovare così l'energia necessaria per il cammino da fare ogni giorno della vita. Un cammino peraltro non arbitrario. La strada che Dio ci indica nella sua parola va nella direzione iscritta nell'essenza stessa dell'uomo. E dopo aver ricevuto la Santa Comunione, siamo ancora una volta invitati a rispettare alcuni istanti di silenzio, necessari questi per lasciare posto alla riflessione e alla preghiera personale. Il silenzio può fare spazio a un dialogo personale con Cristo che ora è in noi. Ci stiamo avviando lentamente alla conclusione di questa celebrazione. Il ringraziamento silenzioso di tutta l'Assemblea trova la sua naturale conclusione nella preghiera dopo la comunione. Concedi, Signore, alla tua Chiesa, che hai nutrito alla mensa eucaristica, di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli, per formare nel vincolo della tua carità un cuor sole e un'anima sola. E siamo ai riti conclusivi. Al termine della messa, Dio Padre ci benedice per mezzo di suo Figlio e nello Spirito. Inclinate vos ad benedizionem. Siamo stati invitati a chinarci per la benedizione. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi riempia della sua benedizione. Dio, che ha illuminato le genti con la predicazione dell'Apostolo Paolo, vi conceda di condurre a Cristo i vostri fratelli.
San Pietro, con l'autorità affidategli da Cristo, San Paolo, con la forza della sua parola, vi accompagnino come maestri e intercessori, perché possiate giungere alla gloria eterna. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maneat semper. Amen. Ite testimoniamo il Signore Gesù con la nostra vita. Andiamo in pace. Un diacono, come avete sentito, ha annunciato che la messa è finita. Come gli apostoli Pietro e Paolo, siamo coraggiosi testimoni della verità, aprendo agli uomini ad una speranza eterna, quella della risurrezione di Cristo. Viene ora intonata un'antifona mariana, Salve Regina. E il Papa si è portato dinanzi all'icona della Madre di Dio, icona portata, giunta dalla Slovacchia. Sotto la tua protezione, abbiamo cantato, cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. E si è conclusa la celebrazione presieduta da Papa Francesco qui nella Basilica Vaticana, nella Basilica di San Pietro, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. E il Papa, con accanto il delegato del Patriarcato di Costantinopoli, sta scendendo in questo momento davanti al sepolcro di Pietro per sostare in preghiera. La Chiesa è una grande famiglia formata da tante persone che si riconoscono tra di loro come amici, come fratelli, come sorelle. E oggi abbiamo la gioia di fare memoria di due grandi santi, Pietro e Paolo. Essi ci dicono che ogni vero discepolo è colui che riconosce Gesù come il Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore del mondo. E ancora di più essi testimoniano una grande verità. È autentico apostolo solo colui che dona la vita per gli amici e per Dio stesso. E Pietro e Paolo
sono due personalità completamente diverse. Il primo ha rinnegato la sua fede e messo di fronte allo scandalo della croce. Il secondo invece ha perseguitato la Chiesa, come ha ricordato lo stesso Papa Francesco nella sua omelia, ha perseguitato la Chiesa nascente. Tuttavia entrambi hanno ricevuto l'amore di Dio e si sono lasciati trasformare completamente da tale amore. Pietro ha predicato in un primo tempo fra gli ebrei, Paolo fra i pagani, ma insieme hanno compiuto perfettamente la volontà del Padre. Ancora qualche istante di preghiera per Papa Francesco e per il delegato del Patriarcato di Costantinopoli, qualche istante di preghiera dinanzi al sepolcro di Pietro. E solennità dei Santi Pietro e Paolo, e come ogni anno Papa Francesco ha consegnato il Sacro Palio ad alcuni arcivescovi e metropoliti. La striscia, il Sacro Palio è la striscia di lana bianca simboleggiante la pecora sulle spalle di Gesù Buon Pastore. Li ha consegnati agli arcivescovi e metropoliti nominati nel corso dell'anno. Sottolineo consegna e non impone, come ha fatto gli anni precedenti, perché l'imposizione si effettuerà successivamente nelle loro diocesi di appartenenza e dunque in un secondo momento alla presenza della Chiesa locale, in particolare dei vescovi delle diocesi suffraganee accompagnati dai loro fedeli. Il significato di questa modifica, ripeto, voluta da Papa Francesco, che proprio in questo momento si è portato dinanzi alla statua di Pietro, statua bronzea, collocata nella Basilica Vaticana. E continuando, dicevo, il significato di questa modifica è quello di mettere maggiormente in evidenza la relazione degli arcivescovi metropoliti nuovi nominati con la loro chiesa locale, quindi dare anche la possibilità a più fedeli di essere presenti a questo rito così significativo, ricco di significato per loro e anche particolarmente ai vescovi delle diocesi suffraganee, che in questo modo potranno partecipare al momento dell'imposizione. E Papa Francesco si appresta a lasciare la Basilica Vaticana. Tra nuovi arcivescovi metropoliti citiamo i quattro italiani. Si tratta di Monsignor Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa, che abbiamo sentito proprio all'inizio della celebrazione pronunciare la formula di giuramento. Poi Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto. Monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, e infine Monsignor Fortunato Morrone, nuovo arcivescovo di Reggio Calabria Bova. Questi sono i quattro arcivescovi metropoliti italiani. E il Papa sta percorrendo la navata centrale, ritorna dinanzi all'altare della cattedra per poi lasciare la basilica. La celebrazione
è terminata, come dicevo. Pietro e Paolo, oggi la Chiesa è in festa per queste due colonne della Chiesa, uniti, come ha detto il Papa nella sua omelia, uniti dalla stessa fede, dallo stesso amore per il Signore Gesù, uniti anche nel servizio totale alla Chiesa, che in modi e per funzioni distinte hanno contribuito a edificare. Ecco, oggi con questa celebrazione abbiamo ringraziato Dio per queste due colonne, per questi due fulgi di esempi, per la loro testimonianza verace su cui la nostra fede trova forza. E le note di quest'organo accompagna la processione conclusiva, fanno ritorno ai concelebranti nella sagrestia per dismettere gli abiti, i paramenti liturgici. Questa solennità dei Santi Pietro e Paolo, uniti nell'unica missione di annunciare Gesù, e insieme hanno dato la vita subendo il martirio. Pietro è la roccia su cui Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, chi è con Pietro e con la Chiesa di Cristo. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Cari amici, io ringrazio i colleghi in regia, Luciana Fantini, Stefano Sparro e Giuseppe Mauriello alla console per la parte tecnica. E ringrazio tutti voi per la cortese attenzione e vi aspetto alle 11.55 circa per seguire insieme l'Angelus di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.